Siamo qua con mister Marco Masi al termine di Follonica Cavorano Real Forte Querceta terminata 0-0. Allora mister, oggi insomma partita difficile da commentare, ma partirei magari con gli onori alla Pianese che ha matematicamente vinto il campionato. Speravamo di andare all'ultima giornata con il cammino ancora aperto e invece siamo qua a commentare insomma un pareggio amaro forse, no? Ma c'è ancora... Ho ancora negli occhi la delusione dei ragazzi, che per me è dura da digerire, perché ci abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo lavorato tanto per cercare di raggiungere un qualcosa di cui non ne abbiamo mai parlato apertamente, però velatamente sapevamo che quello poteva essere un obiettivo. Sicuramente dobbiamo fare gli onori ai vincitori, perché la storia dice che sono sempre stati in testa quasi sempre loro, e quindi credo meritatamente, senza il credo, hanno vinto questo campionato. La partita di oggi, credo che abbiamo fatto, non so quanti, ma una cinquantina di cross, abbiamo battuto 11-12 calci d'angoli, abbiamo preso due pali, parate del portiere, e purtroppo a volte le annate girano anche con dei momenti di fortuna, che obiettivamente noi quest'anno forse abbiamo avuto poche volte. Molte volte siamo stati castigati anche al minimo errore, poi chiaramente qualche difetto ce lo abbiamo, perché i numeri sempre qualcosa di vero dicono, quindi qualche numero ci dà contro, però io mi sento assolutamente di ringraziare il gruppo, sono orgoglioso di averli allenati, perché raramente ho trovato una disponibilità, una serietà nel lavoro come questo gruppo qua. Non c'è mai stato uno screzio, mai un giorno di lavoro buttato via. Questo ci deve riempire d'orgoglio, anche se il risultato finale ci lascia con un pugno di mosche. Però credo che poi a mente fredda sia obbligatorio per noi analizzare il tutto, e bisogna, senza possibilità di smentita, fare un applauso a tutti i ragazzi, perché veramente sono stati encomiabili fino ad oggi, perché anche oggi hanno buttato tutto quello che avevano, che poi può darsi che anche ci abbiamo dei limiti, compreso l'allenatore che non ci ha portato a un risultato più eclatante. Però io mi sento veramente di fargli un grande applauso a tutto il gruppo, alla società, perché ci è sempre stata vicina, non ci ha mai dato pressioni su obiettivi di nessun genere. Dispiace, perché così, parlando velatamente tra di noi, ci sarebbe piaciuto arrivare fino all'ultima giornata in corsa. Non è andata così, ma non cambia il giudizio che ho dato, che ho detto prima, il giudizio sul gruppo, su tutti quelli che hanno lavorato, che hanno permesso di raggiungere dei buoni risultati, perché poi insomma è stato un campionato dove siamo sempre stati lì. Abbiamo dei numeri importanti, abbiamo fatto secondo me dei periodi tosti importanti, compresa il cammino nella Coppa Italia, che nessuno magari ne parla, però è stato per noi un cammino importante, pesante, affrontato sempre con il massimo dell'impegno, col massimo dell'attenzione, e giocare su due fronti come hanno fatto questi ragazzi, sempre al massimo, può darsi che qualcosina in fondo ci ha un pochino penalizzato, ma non lo so, ora lo dico così a caldo. Però insomma non mi sento di fare nessun tipo di critica, critica è una parola troppo grossa, di cercare di trovare qualche alibi, perché non, io credo che un gruppo che lavora come questo è da tenere in cassaforte, perché non mi ricordo dal 27 di luglio che siamo partiti a ieri, che è stato l'ultimo allenamento, dove ho dovuto fermare
i lavori per dire: oh ragazzi, svegliamoci, non c'è stato un giorno. Questo è una nota importante che va tenuta conto. Poi, ripeto, tutti noi può darsi che abbiamo avuto dei limiti, qualcuno è stato più bravo di noi. Questo però è lo sport, insomma. Allora, oggi a caldo ovviamente ci lecchiamo un po' le ferite per il risultato odierno, ma cerco anche di guardare un po' avanti. Abbiamo l'ultima di campionato dove cercheremo magari di riprenderci il secondo posto, perché ricordiamo oggi abbiamo perso la seconda posizione e c'è appunto, come hai ricordato prima, la doppia finale di Coppa Italia. Quindi il finale di stagione è ancora, insomma, importante, ecco. Sì, abbiamo ancora un mese di lavoro importante, dove bisognerà prepararci al meglio. Ora bisogna che tutti quanti noi smaltiamo questa delusione, ma come ho detto ragazzi, bisogna ripartire da un dato di fatto, di essere orgogliosi del cammino che abbiamo fatto, del lavoro che abbiamo fatto, dell'impegno che ci abbiamo messo. E bisogna rimettersi lì, ricaricare le batterie, rimirare un obiettivo e lavorare poi per questo obiettivo. Benissimo, in bocca al lupo per il finale di stagione, grazie mille. Siamo attesa un secondo perché lui ha fatto complimenti a tutti, ma se siamo arrivati, qui mi metto giusto in nominalità, merito anche di questo signore, quindi prima si faccio complimenti a chi ha vinto, tanto poi c'è chi parlerà dopo di me, che è più autorevole alla Pianese, perché chi dopo 33-34 partite primo merita sempre rispetto. Ma ha fatto i complimenti a questo gruppo, perché chi l'ha vissuto per tutto l'anno, chi si ricorda dove eravamo dopo 6-7 giornate, essere arrivati a essere l'unica squadra a poter insidare la Pianese all'ultima giornata, bisogna battersi le mani. Siamo in finale di Coppa Italia contro un'altra super squadra dall'altro lato, e se si è lavorato bene per 9 mesi, chi merita anche di questo signore. Quindi io ricordo che spererei di fare una partita in casa, quindi di non mollare, perché ci abbiamo un'ultima partita, sì, in cui almeno un punto va fatto, così ci abbiamo un'altra partita in casa, e così i nostri tifosi si ricordino che dobbiamo giocare quella più il 29 di maggio. Quindi congratulazioni a tutti. Grazie. Allora ringraziamo mister Marco Masi e anche il vicepresidente Lorenzo Manzi. Arrivederci.